Facciamo un quadro, una fotografia del Kosovo oggi. Che società è? Descriviamola brevemente per chi non la conosce. Kosovo è un meticcio, diciamo, di cultura, di nazione, di etnia, di diverse etnie dei popoli. Un Kosovo dove vivono come maggioranza il popolo albanese e vivono altre etnie come i serbi, i bosniaci, come i rom, gli egiziani, i turchi e gli ashkali. Forse alcune etnie sono nomi sconosciuti per il mondo intero, perché sono etnie di una minoranza assoluta che di solito anche loro stessi hanno difficoltà di capire le loro origini. Kosovo è uscito da un conflitto, quindi abbiamo un Kosovo che sta crescendo in tutti i punti di vista, sia nell'aspetto politico, economico, ma anche culturale. I problemi, tutti questi campi hanno dei loro problemi, ma secondo me i problemi più difficili sono i problemi culturali. Cioè, il Kosovo ha ancora problemi di capire l'origine del conflitto e la destinazione, cioè la direzione finale dove vogliamo arrivare. Però c'è sempre un ottimismo nel popolo, c'è una grande fiducia nella comunità internazionale, specialmente nella comunità europea. La presenza di missione europea Eulex ci permette di essere fiduciosi per un futuro migliore. Ecco, in questa società così in fermento, com'è il rapporto tra i cristiani e i musulmani? Noi, i rapporti tra i cristiani e i musulmani si può raccontare in due punti di vista. Parlo dal mio punto di vista da albanese cristiano. Noi abbiamo ottimi rapporti con i musulmani albanesi che fanno la maggioranza del Kosovo. Il motivo forse di questi buoni rapporti è la nazione che è comune. Invece, guardando dall'altro punto di vista, per esempio da un serbo che è cristiano ortodosso non ha dei buoni rapporti con i musulmani albanesi. Ecco, il motivo di questa mancanza di buoni rapporti è più politico che religioso, quindi la politica ha avuto un ruolo molto negativo e ha influito molto su questa rottura delle relazioni tra i cristiani e i musulmani. Quindi possiamo dire che il legame politico è più forte della differenza religiosa? Sicuramente, sì, anzi, c'è cioè la politica, una politica di regime molto duro dell'epoca di Milosevic ha influito su questo fenomeno, quindi che la politica mette un potere sulla psicologia della gente. Ecco, lei gestisce un centro giovanile. C'è una differenza di approccio tra la differenza culturale dei giovani rispetto invece agli anziani o agli adulti? C'è una maggiore facilità oppure no? Sì, la differenza è notevole, quindi gli adulti o gli anziani, loro sono cresciuti in un'altra epoca, un'epoca di comunismo, quindi in quel periodo si stava insieme, anzi si chiama un periodo di fratellanza e unità, quindi nell'aspetto molto laico e ateo. Quel popolo lì ha vissuto insieme e non hanno avuto, almeno così dicono, dei problemi. Invece, negli ultimi anni, dagli anni 80 al 2000, quindi in questi 20 anni, i rapporti sociali tra i popoli, tra la gente, non erano più normali, quindi c'erano delle crisi tra l'amicizia di questa gente. Invece oggi, dopo la guerra, dove c'è una nuova epoca, una nuova era di socializzazione della nostra società, si pensa diversamente. Oggi abbiamo i giovani che hanno una direzione diversa dai loro primi, quindi la loro direzione è la cultura occidentale, l'integrazione nella comunità europea e la modernizzazione. Allora, siccome noi, il centro giovanile,
al centro giovanile offriamo delle possibilità moderne per i giovani, questo è un argomento, questo è un soggetto che unisce i giovani, si sta insieme, si lavora insieme. Quindi il rapporto dei giovani con la tradizione anche religiosa che loro si portano è molto più legato anche a una prospettiva di vita insieme? Giusto, io ho detto anche prima, i giovani stanno abbandonando la vecchia tradizione per più motivi. I musulmani perché non vogliono accettare il modo di vestirsi e molte leggi che sono abbastanza duri per la vita moderna. I cattolici giovani, giovani cattolici vogliono abbandonare tutto ciò che derivava da una tradizione imposta islamica, quindi vogliono creare una religione molto occidentale. Quindi abbiamo per due diversi motivi giovani che si uniscono verso una direzione comune, che è l'integrazione della comunità europea considerata come una cultura moderata e giusta per tutti. Quindi la prospettiva per il futuro è anche piuttosto, possiamo parlare di un ottimismo deciso, visto che tutti guardano anche all'Europa come modo di integrazione? Sì, non ci sono due strade, esiste solo una strada. Il Kosovo è estremamente orientato verso l'Europa, le integrazioni europee. Noi, anche il governo, ma anche la società civile si stanno impegnando al massimo per arrivare prima possibile nella famiglia grande di Europa.